Nuova richiesta di firme da parte di Andrea Ciocci. Ci vuole una email. Si va sull'ultimo video del canale di Andrea Ciocci, si clicca su altro, poi si apre la finestra, troverete qui la firma per il Cardinal Sara. Si clicca lì, si compila il modulo, poi dopo si va sulla propria email a confermare la petizione. Perché petizioni.com manda un messaggio sulla tua email per dire: ci è arrivata questa cosa a nome della tua email, è vero? Confermi? Allora lì sì, confermo. E lì il processo è completato. Andrea Ciocci chiede un'udienza con il Cardinal Sara, quello che ha fatto un libro insieme a Benedetto XVI che ha dato molto fastidio a Bergoglio, perché parlava del celibato sacerdotale. Da non toccare. Quello lì. E Andrea Ciocci non vuole presentarsi davanti al cardinale come un giornalista o uno scrittore, ma come il portavoce di migliaia di persone. Insomma, vuole presentarsi con 5-8.000 firme. Voi forse pensate: Andrea Ciocci è tanto bravo, ci penserà lui. Mentre io non capisco niente, per cui conto niente. No, non è così. Un conto è presentarsi con 1000, 1500, 2000 firme e un altro con 5-8000 firme. E poi, in seguito, secondo me, Andrea Ciocci ha intenzione di contattare altri cardinali. Per cui preparatevi ad altre singole petizioni per il cardinale numero 2, per il cardinale numero 3, eccetera. A cosa servono queste udienze con i cardinali? Dovete capire che il fatto che Bergoglio è un antipapa per ora è solo un problema soggettivo nostro. Nostro. E non si risolve scappando dalla parrocchia per cercare le messe senza nome. Si risolve quando il problema soggettivo nostro diventerà anche il problema soggettivo dei cardinali 2013. Gli unici che hanno il potere di fare un conclave legittimo. E soprattutto gli unici che hanno la totale responsabilità, di fronte a Dio e di fronte agli uomini, di aver indicato un antipapa come papa. Pertanto bisogna contattare 10-15 cardinali, cioè bisognerà firmare 10-15 petizioni per non mandare Andrea Ciocci davanti al cardinale con 1000-2000 firme. Anche se qualcuno non è convinto della sede impedita e della declarazione nulla inesistente e invalida, va bene lo stesso. Poi ci penserà il cardinale a, come dice San Paolo, vagliare ogni cosa e tenere ciò che è buono. Allora, non mandiamo Andrea Ciocci davanti al cardinale solo con 2000 firme, e prepariamoci a ripeterlo altre 10-15 volte per ogni cardinale. Quindi, si va sull'ultimo video del canale di Andrea Ciocci, sotto il titolo si preme su altro, si apre la finestra, a un certo punto si legge qui la petizione per il Cardinal Sara, si compila quello che c'è da compilare, e poi si va sulla propria email, perché petizioni.com chiede la conferma. Ci è arrivata una petizione a nome della tua email. Confermi? Allora lì uno conferma e Andrea Ciocci ha una firma in più davanti al cardinale. Tutto a gloria di Benedetto XVI, della Chiesa Cattolica e della sua Chiesa. Ci vediamo!